il progetto nasce grazie alla collaborazione con due classi della scuola secondaria di primo grado, la seconda A e la seconda B, coadiuvate e coordinate dalla loro insegnante di lettere Emanuela. Entrambe parlando dei progetti che avremmo voluto mettere in campo, ci siamo accorte che uno di tali progetti e un obiettivo era comune, dal canto suo quello di far sì che i suoi ragazzi potessero leggere in maniera espressiva. Io cercavo una modalità per promuovere la sezione ragazzi e cercare di far dialogare bambini di età diverse. In questo modo allora è nato il progetto In Parola. Con l'inizio della scuola abbiamo incominciato a lavorare insieme. Io sono andata alcune volte a scuola con i ragazzi per insegnare loro a stilare delle bibliografie, quindi ho insegnato loro a utilizzare le banche dati bibliografiche per autori, per titoli, per argomenti, eccetera. Dopodiché loro, ricettivi, per cui non hanno avuto bisogno più di tanto di consigli, hanno scelto i libri che più sentivano vicini a loro come tema, come tematica e come sentimenti che suscitavano, e hanno preparato queste bibliografie per i bambini della scuola primaria. Elisabetta ha insegnato ai miei ragazzi come si prepara una bibliografia per fasce di età e per tematiche. In un secondo momento i ragazzi hanno partecipato ad un corso di 5 incontri tenuto da un'attrice in cui è stato loro insegnato come si legge in modo animato e in particolare come si legge in modo animato a bambini dai 5 agli 8-9 anni. Ed infine siamo arrivati al clou del progetto, che è stata la lettura vera e propria qui in biblioteca ai bambini delle elementari, della scuola primaria. Forse Porcello ne avrebbe saputo di più. Porcello era sempre informato su tutto. Scusa Porcello, ma che giorno speciale è oggi? Chiese. È giorno di bucato, rispose Porcello. Devo lavare le lenzuola e tutti i miei vestiti. Vuoi che dia una ripulita anche il tuo costume? No, grazie, disse Ranocchio. Però Porcello, succede qualcosa di bello, che so, di speciale oggi? Non che io sappia, rispose Porcello. Ma Boris dimenticò quanto feroci fossero le sue zanne, quanto grandi fossero le sue zampe e quanto affilati fossero i suoi artigli. Fu così che Topini si misero a scappare per tutta la classe e fu così che le pagine del quaderno di Boris si strapparono in mille pezzi. Boris è così grosso! Gridò un piccolo topo. Boris è così spaventoso! Urlò un altro. Boris è così peloso! Squittirono tutti insieme. Oh Boris! Disse Mischioccia. Per favore, cerca di stare più attento! È stato sorprendente, molto affascinante vedere soprattutto come tutti i ragazzi, maschi e femmine, bravi e meno bravi, si siano impegnati e si siano dedicati ai ragazzi più piccoli, cioè si siano resi responsabili dei ragazzi più piccoli. E proprio forse il momento più commovente in alcune circostanze è stato il dopo lettura, quando per mezz'oretta potevano liberamente muoversi nella biblioteca per scegliere libri, leggerne degli altri, e il bambino della primaria andava a chiamare quello della secondaria e lo invitava a leggere oppure chiedeva un consiglio su quale libro scegliere. Sono Elisa Tossani, la coordinatrice della scuola primaria Crispellani, che ha seguito il progetto L'erba della biblioteca è sempre più verde. Ho seguito passo a passo il progetto coordinando gli incontri tra le classi della primaria con quelle della secondaria e non solo i nostri alunni sono stati
fruitori di questo bellissimo progetto, ma sono anche quelli che hanno votato i disegni dei ragazzi della scuola secondaria che, come vedete alle mie spalle, rappresentano il progetto. All'arrivo a una delle letture in biblioteca, i ragazzi della scuola primaria sono rimasti affascinati da come questi ragazzi più grandi leggessero in modo espressivo, tanto che qualcuno ha detto si vedeva sui loro volti il cambiare delle sensazioni, delle emozioni. In cosa hai trovato maggiori difficoltà nel portare avanti questo progetto? Nel leggere a tutti i bambini. A scandire bene le parole quando leggevo. Nel rispettare i limiti di tempo e nel mantenere la calma senza agitarmi. Nel formulare un discorso fluido e allo stesso tempo corretto. A non guardare le parole scritte nel libro. Nello scegliere i libri da leggere ai bambini, perché dovevo scegliere proprio quelli adatti. Pensi che questo progetto ti sia servito per che cosa? Per il corso di teatro. Migliorare le tecniche di lettura e conoscere meglio i bambini. Per superare una parte di vergogna che avevo nel leggere e per leggere molto più emotivamente usando gesti e voci diverse e soprattutto anche per divertirmi più nel leggere. Mi ha fatto capire che mi piace stare in mezzo ai bambini. Per aiutarmi a scandire meglio le parole e a coinvolgere di più il pubblico che mi ascolta. Per scoprire che sono in grado di cambiare la tonalità della voce, quindi passare dalla voce di una bambina a quella di una persona maliziosa. Cominciamo ad entrare nel vivo. 5 incontri con un'attrice che vi ha insegnato come leggere a voce alta ai bambini. Cosa è piaciuto di più e cosa è piaciuto di meno di questo momento? Mi è servito per imparare voci e gesti da poter riutilizzare mentre racconto una storia. Mi è piaciuto tutto il corso perché abbiamo imparato a scandire bene le parole e a cambiare le voci in base ai personaggi. E questo corso mi ha aiutato per imparare meglio la tecnica della lettura. Con Sara ho scoperto dei nuovi modi di leggere e di approfondire un testo. Solo che io ho alcuni problemi nel restare attento ad una lezione per parecchio tempo senza fare niente. Quindi nel frattempo in cui gli altri leggevano, io mi annoiavo un po'. Mi è piaciuto molto perché mi ha insegnato a leggere meglio, con più calma e a parlare con l'intonazione. Mi è piaciuto ascoltare l'attrice mentre leggeva. Io già leggevo a mia sorella e quindi questo incontro mi è servito ancora di più a fare le voci grosse, anche usare il foulard e farlo diventare un altro oggetto usando la mia immaginazione. Finalmente in biblioteca a leggere. Cosa è piaciuto di più e cosa è piaciuto di meno? Non mi è piaciuto quando leggevo perché avevo troppi occhi che mi guardavano. Una cosa bella era vedere che grazie a me i bambini si divertivano e perciò io ero abbastanza felice. È stato molto bello vedere le reazioni dei bambini, per esempio, mentre leggevo e c'erano delle cose nuove per loro, ecco lo stupore nei loro visi, oppure quando gli facevo delle domande e li vedevo partecipi. Vedere le faccine che mi ascoltavano. Mi è piaciuto leggere i bambini perché dopo la lettura i bambini erano interessati al libro. Mi è piaciuta la dolcezza e la timidezza dei bambini.